Annuncio sensazionale dalla Casa Bianca. A nome di Eisenhower, l'addetto stampa alla presidenza, circondato da famosi scienziati, informa i giornalisti che sta per nascere il satellite artificiale. Immaginate un razzo molto più potente di questo e capace di lanciare altri razzi, l'ultimo dei quali scaglierà nella stratosfera un pallone non più grande di quello che si usa negli stadi. La sfera, munita di strumenti scientifici di estrema precisione, raccoglierà dati di decisiva importanza per i voli interplanetari. In questo diagramma animato, il primo punto luminoso indica l'orbita che sarà raggiunta dal satellite artificiale, raffigurato dal secondo punto luminoso. La distanza di quest'orbita dalla Terra è di circa 500 km. Il satellite roterà alla velocità di quasi 30.000 km l'ora. In 90 minuti compirà il giro della Terra. Se non noi, i nostri figli passeggeranno sulla Luna. Sulle rive del lago di Como, a Cadenabbia, per il barman Raul Masali è normale mischiare olio e vernici per i quadri che dipinge e liquori per i cocktails che prepara e mesce alla sua elegante clientela. Nel suo ramo anche un barman è un artista, tant'è vero che oltre la tecnica, una specie di ispirazione lo guida nel dosaggio del miscuglio alcolico. Le giovani clienti del Masali sembrano tenere in gran conto le sue creazioni. Eppure egli sembra preferire a questo prestigio professionale le soddisfazioni più intime che gli procura il pennello. In questo modo, fra un cocktail e l'altro, il barman pittore è riuscito a mettere insieme un numero di quadri sufficiente per una mostra personale. Una vera rivelazione per il pubblico. Spetta ora ai critici giudicare. Filippo di Edimburgo è stato quest'anno il numero più interessante alle popolari regate di Caos. La folla ha occhi solo per lo sportivo principe consorte, che si è allenato per la gara con particolare puntiglio. Al via le imbarcazioni sono piuttosto lente a muoversi per il vento fiacco. La partecipazione del giovane duca è nella linea delle tradizioni reali. Gli inglesi hanno sempre amato vedere i loro principi gareggiare nelle più importanti regate. Alle falde del monte Fuji, artiglieri americani sperimentano un nuovo modello di lanciarazzi che ridesta gli echi del vulcano Sacro.